Sono i luoghi più amati dove uomini e donne si raccolgono per esprimere la loro fede in semplicità secondo le tradizioni apprese fin dall'infanzia. A ricordare l'insostituibile forza attrattiva dei santuari sparsi nel mondo è stato Papa Francesco che questa mattina nella sala reggia del Palazzo Apostolico ha incontrato rettori e operatori degli spazi più sacri per i credenti. Arrampicati sui monti o al centro di grandi metropoli, sono i luoghi che mantengono viva la pietà popolare, il sistema immunitario della Chiesa chiesa come ha voluto ricordare ancora una volta Francesco. Proprio per questo i santuari devono continuare ad essere luoghi di accoglienza. Ha monito il pontefice spazi aperti alla preghiera, case familiari dove poter ritrovare l'abbraccio della madre Maria. I santuari sono chiamati ad alimentare la preghiera del singolo peregrino nel silenzio del suo cuore. Con le parole del cuore, con il silenzio, con le sue formule imparate a memoria da bambino, con i suoi gesti di pietà, ognuno deve poter essere aiutato ad esprimere la sua preghiera personale. Il Papa ha invitato chi quotidianamente no, no, si prende no, no, cura dei santuari, santuari a non far sentire nessuno estraneo, estraneo in modo tale che pellegrini quotidiano. e fedeli possano avvicinarsi ai sacramenti, in particolare alla confessione in piena libertà ascoltati da sacerdoti ben formati, santi e misericordiosi, come quello ricordato da Francesco che di fronte all'irritazione di un confratello teologo, seccato per la richiesta di una vecchietta che voleva la benedizione di alcuni santini, oppose il senso religioso del tatto. Il bisogno del Maria, popolo di toccare Dio.